proprio. Ah, scusami, è tornato Diego Costa, eh? È stato convocato contro il Rayo Vallecano. Considerazione spontanea, proprio, non che tu non lo sia mai, Daniel, però voglio dire, proprio schietta, senza peli sulla lingua. È un buon momento per affrontare l'Atletico oppure davvero occhio a non farsi ingannare da questa fase? Guarda, la Champions si fa. O meglio, si vince anche grazie a quello che tu hai sottolineato, cioè trovare certe squadre al momento giusto. Ti risponderei sicuramente di sì se avessi avuto il privilegio di vedere la Juve in condizioni un tantino migliori. C'è però da sottolineare che la Juve aveva anch'essa delle assenze importanti. Con il rientro di Bonucci e Chiellini voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, sono veramente, come hai detto tu, schietto, sincero, dico benissimo, è una squadra che tanto prima o poi sul proprio cammino te la devi ritrovare, meglio trovarla adesso, ovviamente non neanche a parlarne in finale, finale secca a casa loro è il peggio che possa capitare, che sono palesemente in difficoltà, poi questo ovviamente non ci dà nessuna garanzia che possano sfoderare una grande prestazione, che non affrontarla più avanti dove magari può crescere l'autostima e dove Morata, che è un giocatore molto tattico e molto pericoloso, potrebbe inserirsi meglio negli schemi di Simeone. Se proprio era destino che dovessimo giocare contro di loro, ben venga la partita il 20 febbraio. Tu, Jacopo, come la pensi? Ma diciamo quando si alza il livello della posta in gioco, tendenzialmente l'Atletico Madrid fa gare importanti, quindi a prescindere dal momento in cui ci si ritrova. Diciamo che è una gara che, lo ammetto, non riesco a leggere molto, Difficile, molto sì. bene, sono davvero incerto. Scusami Angelo, Prego. velocissimamente, io credo una cosa che a differenza, lo so che si gioca in 180 minuti, ma di tante altre partite, gara 1, gara di andata, avrà un peso specifico molto importante, anche sotto l'aspetto psicologico. La Juve non dovrà commettere l'errore di sedersi ove Simeone, cosa che può capitare, si accontentasse, tra virgolette, dello 0-0. Questa è una partita da affrontare come se fosse già la finale. Devi andare là per cercare di vincere. Perché se ottieni un risultato a metà, sei in mezzo al guado, diciamo così, rischi tantissimo nella gara di ritorno. E infine il tabellone di